Qual è poi il riscontro di questi ragazzi che comunque seguono le conferenze? C'è modo poi di avere dei contatti ulteriori con loro? Sì, allora alcune volte, tipo adesso ho visto qualcuno si è fermato, mi ha dato la mano, ma io li vedo negli sguardi, in genere chi si ferma perché ha qualcosa da dirmi e hanno gli occhi lucidi, quindi sono coloro che sono stati più toccati rispetto ad altri che magari non hanno avuto incidenti in casa, in famiglia. Però normalmente io il riscontro ce l'ho il pomeriggio su Facebook, loro mi cercano, chiedono l'amicizia e poi da lì inizia il racconto e alcuni di questi racconti poi durante le conferenze li porto, li stampo e li leggo ai loro coetanei, inclusi gli errori grammaticali con i quali inseriti nel pacchetto, perché rende vera la situazione, punto. Il mio patto d'aula è questo, io vi racconto la verità, farà male, fa male, ma non ho altri modi per dirvi quello che succede e quindi uso il loro linguaggio a partire dai graffiti proprio. Grazie, complimenti. Grazie.